Ha chiesto di parlare la senatrice Buongiorno, ne ha facoltà. Signor Presidente, Ministro, Sottosegretario, senatori, questa riforma secondo me sarebbe stata un'ottima riforma se l'avessimo approvata 4 anni fa. Perché dico questo? Perché la storia della magistratura in Italia si divide in due ere, prima e dopo lo scandalo Palamara. Prima dello scandalo Palamara, quindi prima del 2019, la magistratura era sicuramente una magistratura al di sopra di ogni sospetto, era stata incoronata come garante morale del Paese e in quel contesto questa riforma, che è una riforma che ha una serie di aspetti positivi, perché le porte girevoli, dire stop alle porte girevoli è positivo, perché la limitazione dei passaggi alla funzione è positivo, perché la nuova valutazione della professionalità dei magistrati è positivo. Quindi queste novità, queste piccole correzioni che ci hanno portato ad accompagnare questa riforma e che ci portano anche oggi a votarla positivamente, queste novità ci sono, ma sono piccole novità che in quel contesto sarebbero state la ciliegina sulla torta, che in quel contesto avrebbero avuto il senso, che in quel contesto avrebbero meritato l'applauso e la nostra adesione veramente convinta. Perché? Perché in quel contesto, onestamente, credevamo ancora tutti che c'era lo spazio per dare alla magistratura il compito di autoriformarsi. Però non siamo più nel 2018, siamo in un'altra era. E io credo che questa riforma, che ha aspetti positivi, abbia questa caratteristica. È anacronistica, non tiene conto delle novità. Le novità sono quelle che emergono nell'era post-Palamara. E guardate che nell'era post-Palamara si stanno perdendo di vista alcuni principi irrinunciabili, tra i quali, e vedremo bene perché, l'imparzialità della magistratura. Faccio un esempio di destra e di sinistra, per essere io imparziale pur non dovendo esserlo. Ascoltate, magistratura democratica è nata con una cultura della corporazione, dicendo noi non siamo giudici imparziali, capito? Noi non siamo giudici imparziali, o meglio, noi non siamo degli indifferenti, siamo di parte, siamo dalla parte del più debole perché questo è scritto nella Costituzione, non perché questa è una rivoluzione. Signor Ministro, questo è stato scritto nel secondo libro di Palamara e c'è un giudice che in un'intercettazione esplicitamente dice: noi non dobbiamo essere imparziali, cioè un giudice che dice non dobbiamo essere imparziali, noi dobbiamo essere di parte. Questa non è una tesi, questa è una cosa che si legge. E allora io vi chiedo, e lo chiedo anche a lei, signor Ministro, secondo lei un giudice che dice io mi sento dentro di parte, io mi sento vicino ai più deboli, all'atto di giudicare, che è un momento delicatissimo, su quei piatti della bilancia, perché il giudice ha due piatti della bilancia nei quali deve soppesare la prova. Metterà prove dell'accusa e prove della difesa o metterà lo stato sociale delle persone che sono in contrasto tra loro in quella causa? E mi chiedo ancora, e se c'è una causa tra un imprenditore, un datore di lavoro e un dipendente, un giudice che dice io non sono imparziale, che speranza dà alla persona che, tra virgolette, sembra non la più debole? Ovviamente per lasciare da parte, perché magari poi riguarderebbe noi, un eventuale contrasto tra un povero migrante e un potente ministro. Ecco, che imparzialità può avere chi dice io a prescindere dalle carte sto dalla parte dei deboli, io non sono imparziale. Ecco, io mi chiedo, tutto questo è qualcosa che noi possiamo lasciar scorrere, di cui non ci dobbiamo occupare in una riforma? E per correttezza cito un esempio opposto di magistratura indipendente. Pubblicamente, in un incontro pubblico, mentre io sostenevo la tesi della necessità del sorteggio, un magistrato di magistratura indipendente ha detto:
Attenzione! Attenzione, perché? Perché è pericolosissimo il sorteggio, perché siccome il sorteggio fa riferimento soltanto al caso, potreste ritrovarvi nel CSM solo magistrati di destra che parteggiano da una parte o solo magistrati di sinistra che parteggiano dall'altra parte. Ma io non voglio che il magistrato parteggi, signor Ministro! Io non voglio questo! Non mi interessa altro! E quello che io credo è che sto notando è che mentre prima dello scandalo Palamara questo fatto di parteggiare, di schierarsi, di essere di destra e di sinistra, se lo dicevano tra loro nelle intercettazioni, secondo me c'è stato un salto di qualità. Adesso parlano pubblicamente dei loro schieramenti. Sta peggiorando la situazione, non sta migliorando. Adesso ce lo vengono a dire nei convegni, noi di destra, voi di sinistra. Ma questo, signor Ministro, veramente io di questo ho cercato di parlarne spesso, perché noi non possiamo dire, tutto sommato, questo è correntismo. Il correntismo, io come faccio a in qualche modo correggerlo? Io lo so che è un tema che lei voleva affrontare, però il problema è questo. Una cosa è il correntismo, altra cosa è questa degenerazione del correntismo. E soprattutto, se questo correntismo che diventa degenerazione del correntismo, noi ormai lo accettiamo? Se il legislatore, come sta avvenendo, non interviene, tutto questo diventa assoluta normalità. Tutto questo significa che quello che è avvenuto nell'era prima dello scandalo Palamara avviene adesso e avverrà domani. E il tema è che se avviene anche domani, un giorno, la storia ci giudicherà e giudicherà, signor Ministro, anche questa riforma. Ed è una riforma che avviene nel 2022, dopo anni di questo scandalo. In che modo stiamo intervenendo su quel tema? Con dei ritocchi? Di fronte a rivelazioni sconvolgenti, ci vuole un cambiamento sconvolgente, non ritocchi! Perché se noi dobbiamo analizzare quali sono state le reazioni dopo le rivelazioni di Palamara, dobbiamo essere onesti. Chi è che ha reagito dopo le rivelazioni di Palamara? Sicuramente ci sono stati procedimenti penali, quindi possiamo dire la magistratura ha reagito. Il CSM ha assunto delle iniziative, quindi il CSM ha reagito, poi vedremo l'esito di tutte queste iniziative. Ma manca qualcosa all'appello, c'è un grande assente, perché lei ci propone questa riforma fatta da una serie di, come abbiamo detto, di ritocchi per tamponare un po' di falle. Noi votiamo questi ritocchi, però non possiamo non constatare una grande assenza all'appello, e io gliel'ho detto, signor Ministro, che cos'è che manca. Manca la riforma costituzionale, è quella che si sarebbe dovuta fare, perché una legge costituzionale avrebbe aperto il dibattito, una legge costituzionale, c'erano i tempi per farlo, io gliel'ho detto, i tempi non sospetti, una legge costituzionale ci avrebbe permesso di discutere non solo come si va al CSM, ma chi è meritevole di andare al CSM, questo è il punto. Lei, signor Ministro, dice la collega Rossomando, ha fatto tre riforme importantissime. Lei sarebbe potuta passare alla storia, avrebbe potuto farci sedere a un tavolo costituzionale. Sì, siamo diversi, siamo diversissimi come sensibilità politica. Ci saremmo scontrati, sì, ci saremmo scontrati, ma le dico una cosa. Ci saremmo scontrati perché spesso ci si scontra e perché è giusto che ci siano sensibilità diverse. Ma io credo che saremmo tutti seduti in quel, ci saremmo seduti in quel tavolo, quantomeno partendo da una premessa che credo che tutti condividiamo. E la premessa è questa: che un magistrato sia di magistratura democratica o che sia di magistratura indipendente, se si sente legittimato ad usare impropriamente il proprio potere, non è imparziale e non può fare il magistrato. Questo deve essere sia che dei miei, sia che MD. E nessuna parte politica, sedendosi a quel tavolo, secondo me, avrebbe ceduto a una tentazione
alla tentazione di dare l'attenuante a quello che abusa se della propria parte politica. Questo no, questo non si deve fare. Io sono convinta, che quello che è mancato è questo tavolo, e sono convinta che sotto questo profilo è un'occasione mancata. Il punto di partenza di un tavolo qual era? Lo so, tutti i magistrati hanno un cuore e questo cuore può battere a destra e a sinistra, ma il punto di partenza è che se si entra al CSM o se si entra in un'aula di giustizia, si prende il cuore, si mette in uno zainetto e si lascia fuori. Su questo ci dobbiamo mettere d'accordo tutti, altrimenti possiamo scontrarci sui commi, sulle norme. Ma se stiamo rinunziando, come stiamo rinunziando all'imparzialità del giudice, è veramente un fallimento. Ecco perché questa riforma noi la votiamo, ma è anacronistica. Siamo fermi a Prepalamara. Vede, noi della Lega, ma credo che su questo posso dire noi del centrodestra, non ci crediamo più al fatto che improvvisamente la magistratura si autoriformerà. Non ci crediamo! Noi crediamo fortemente nel fatto che una riforma efficace sia dovere del legislatore. Noi crediamo che il percorso per questa riforma costituzionale avrebbe potuto avviarlo lei. Ma a questo punto, visto che non è stato avviato da lei, il nostro percorso ci sarà e sarà tortuoso e sarà difficile e ci vorrà tenacia e ci vorrà determinazione. Ma noi faremo una riforma che cambierà finalmente qualcosa, nell'interesse di tutti, ma coraggiosa. Grazie.